protezione al ministro Ciurcillone. Scoppiata la guerra, continuammo per settembre ad andare qualche volta ad Ostia, partendo la mattina e tornando il pomeriggio. La salute di noi bambini richiedeva questo sacrificio e mamma lo faceva volentieri. Era lei che ci accompagnava con nonna, che era però sofferente. Tutti per mano, prima il tram, poi il treno e poi la spiaggia. Papà poté venire poche volte perché anche le ferie a causa della guerra erano state ridotte, se non addirittura abolite. Mamma preparava per il pranzo una grande frittata di spaghetti che a noi piaceva tanto. Questo avvenne quando la guerra era ancora lontana dall'Italia. Poi, naturalmente, niente mare. L'ultimo mare a Ostia. L'ultimo viaggio mi è rimasto impresso, era il 29 settembre 1942 e ricorreva l'anniversario di matrimonio di mamma e papà. Questa ricorrenza, come tutte le altre che riguardavano i genitori, non venivano festeggiate. Comunque mamma ce lo ricordò e prima di andare al mare uscì con me per comprare una sveglia, un regalo comune che avrebbe ricordato quella data. E ne ricorderà un'altra ben più dolorosa. Si fermerà infatti 9 anni dopo, 1951, proprio nell'ora della sua morte, le 19:57. Con noi quella volta venne anche zia Elena, la sorella di nonna. Al ritorno le due sorelle alla stazione di Ostia parlavano tanto tra loro che non si accorsero del treno che ormai stava per partire. Il treno cominciò a muoversi e nonna corse per prenderlo. Zia Elena restò sul marciapiede. Nonna tentò di salire, ma cadde sul primo gradino dello sportello e restò con le gambe a penzoloni. Mamma urlò. Tutto il vagone saltò in piedi. Fu trascinata dentro da alcune persone. Ringraziando Dio, nonna riportò solo delle escoriazioni alle gambe. Zia Elena, rimasta a terra, dovette prendere il treno seguente. Fu l'ultimo mare, l'ultima gita, l'ultimo ricordo di Ostia. L'oscuramento.